Mozione ONU contro il nazismo. Ucraina e Stati Uniti contrari. Trump, massima pressione sull'Iran. Sicurezza, Iran e Arabia Saudita sempre più vicini. Siria, ancora attacchi americani. Iran e Russia, sistema bancario in comune. Unione Europea, più fondi per la difesa. Thierry Breton, la sottomissione è politicamente corretta? Crimea, arrestato sabotatore. Biden aumenterà gli aiuti all'Ucraina? Fertilizzante umano per compensare le sanzioni? Fertilità nel mirino. Il viaggio interstellare continua. Mozione ONU contro il nazismo. Ucraina e Stati Uniti contrari. Le Nazioni Unite hanno recentemente approvato una mozione che condanna la glorificazione del nazismo, del neofascismo e di ogni forma di discriminazione basata su razza o etnia. Una risoluzione che per molti appare come un atto dovuto, soprattutto alla luce dei rischi delle risorgenti ideologie estremiste. Eppure la votazione ha visto una netta spaccatura. Mentre la mozione è stata approvata con 116 voti favorevoli, alcuni paesi si sono schierati contro. Tra questi, i paesi UE, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Una scelta che ha suscitato non poche polemiche. I portavoce di USA e UE hanno giustificato la loro posizione sottolineando il rischio che la risoluzione possa essere strumentalizzata dalla Russia. D'altra parte, molti osservatori si chiedono se questa posizione non rischi di inviare un messaggio ambiguo su un tema così delicato. La Russia, promotrice della mozione, ha criticato duramente la scelta di questi paesi, definendola un segnale preoccupante di tolleranza verso ideologie che non dovrebbero trovare spazio nella società moderna. In un contesto geopolitico già teso, questa votazione alle Nazioni Unite apre nuove discussioni su come affrontare le minacce dell'estremismo e su quali siano i limiti della libertà di espressione di fronte a ideologie pericolose. Trump, massima pressione sull'Iran. Sono onorato di nominare la presidente Elise Stefanik per servire nel mio gabinetto come ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Elise è una combattente America First incredibilmente forte, tosta e intelligente, ha dichiarato Trump sulla rete televisiva CBS. Elise Stefanik, classe 1984, ha iniziato la sua carriera politica nel 2006, collaborando negli ultimi anni dell'amministrazione Bush, per poi sostenere nel 2012 la candidatura del candidato presidente Paul Ryan. Due anni dopo, nel 2014, la Stefanik è stata eletta alla Camera, diventando la più giovane donna eletta al Congresso. Infine, nel maggio 2021, Elise Stefanik ha sostituito l'ex presidente Liz Cheney come presidente della Conferenza Repubblicana della Camera. In un comunicato stampa del 4 novembre, Elise Stefanik ha suggerito di sostenere la decisione di Benjamin Netanyahu di vietare il lavoro dell'UNRWA, che anche secondo la Stefanik è un'organizzazione terroristica infiltrata da Hamas. L'amministrazione Biden-Harris ha inviato oltre $1 miliardo all'UNRWA dal 2021, riempiendo le casse di questo fronte terroristico. Tutto questo deve finire, ha scritto la Stefanik, che nei mesi precedenti aveva criminalizzato la protesta degli studenti solidali con la Palestina. Dopo aver fortemente contribuito a lanciare la crociata sull'antisemitismo, in seguito alle proteste studentesche, la giovane politica repubblicana sembra possedere tutti i requisiti per dare forma ai desiderata della lobby sionista insediata a Washington.
russofoba e dichiaratamente filo-israeliana, la nomina della Stefanik arriva insieme a quella del senatore Mark Rubio come segretario di Stato e Mike Waltz come consigliere alla sicurezza, mentre il governatore del South Dakota, Kristi Noem, è stata nominata come prossimo segretario del Dipartimento per la sicurezza interna. La nomina della nuova ambasciatrice alle Nazioni Unite potrebbe quindi rappresentare l'ago della bilancia verso cui andrà a tendere la politica estera della Casa Bianca o di chi ne fa le veci. Sicurezza, Iran e Arabia Saudita sempre più vicini. Continua senza soste il processo di riavvicinamento fra Riyadh e Teheran. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Saudite, Fayad al-Ruwaili, si è infatti appena recato nella capitale della Repubblica Islamica per incontrare la sua controparte iraniana, il generale Mohammad Bagheri. Un incontro che la stampa internazionale ha definito insolito, nonostante i due paesi abbiano ripristinato le relazioni bilaterali già a marzo del 2023. Dopo 7 anni di ostilità, durante i quali Riyadh sembrava essere molto più allineata agli interessi statunitensi di quanto lo sia oggi. La svolta, arrivata grazie alla mediazione cinese e al mutato contesto geopolitico sorto con la guerra ucraina, si è concretizzata negli ultimi mesi con un rinnovato dialogo che ha portato le due nazioni a svolgere esercitazioni congiunte lo scorso ottobre nelle acque del Mar dell'Oman. Una collaborazione militare che Teheran vuole adesso estendere, dal momento che il generale Bagheri, oltre a chiedere alla sua controparte una maggiore cooperazione in materia di sicurezza, ha anche invitato l'esercito saudita a partecipare alle manovre navali che la Repubblica Islamica terrà nei prossimi mesi. Lo sviluppo della diplomazia della difesa e l'espansione della cooperazione bilaterale sono stati tra i temi principali di questo incontro, ha spiegato l'alto funzionario iraniano, in un momento in cui le offensive israeliane si stanno estendendo in tutta la regione e con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sullo sfondo. Forse anche di questo hanno parlato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il leader saudita Mohammed bin Salman, che si sono sentiti per telefono in contemporanea all'incontro che si stava svolgendo a Teheran fra i loro responsabili militari. Un ennesimo segnale che le geometrie geopolitiche mediorientali sono in evidente fase di riassestamento. Siria, ancora attacchi americani. Le forze statunitensi hanno condotto attacchi aerei contro diversi obiettivi in Siria, ritenuti collegati a gruppi sostenuti dall'Iran. Lo ha dichiarato martedì il comando centrale degli Stati Uniti in un comunicato. In un post su X, CENTCOM ha spiegato che i raid sono stati condotti in risposta a diversi attacchi contro le forze statunitensi in Siria nelle ultime 24 ore, attribuiti a gruppi sostenuti dall'Iran. Il generale Michael Eric Kurilla, comandante del CENTCOM, ha dichiarato che le azioni di Washington servono ad inviare un messaggio chiaro ai militari sostenuti da Teheran. Gli attacchi contro le forze statunitensi e i partner della coalizione nella regione non saranno tollerati, ha avvertito Kurilla, definendo spericolati gli attacchi contro le forze americane in Siria. Il CENTCOM ha specificato che gli attacchi di lunedì sono stati diretti contro 9 obiettivi situati in 2 diverse aree in Siria, affermando che queste azioni ridurranno la capacità dei gruppi sostenuti dall'Iran di pianificare e lanciare futuri attacchi. Attualmente gli Stati Uniti mantengono circa 900 soldati in Siria e circa 2500 in Iraq, con il compito ufficiale di sostenere le forze locali nella prevenzione della rinascita dello Stato Islamico. Il CENTCOM non ha identificato i gruppi armati colpiti né specificato eventuali vittime. Tuttavia, l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ha riportato che 4 membri siriani di gruppi sciiti sarebbero stati uccisi e altri 10 gravemente feriti in un attacco della coalizione internazionale nella zona di Al-Mayadeen. Iran e Russia. Sistema bancario in comune. È ufficialmente operativo il sistema di comunicazione e trasferimento interbancario tra Iran e Russia, segnando un importante traguardo nella cooperazione economica tra i due paesi.
Dopo la reimposizione delle sanzioni USA su Teheran nel 2018 e oltre 10 anni di sanzioni occidentali su Mosca, Iran e Russia hanno lavorato per rafforzare i loro sistemi bancari. La prima fase di collegamento tra il sistema Shetab iraniano e la rete di pagamenti Mir russa è stata avviata lunedì, permettendo ai turisti iraniani di prelevare rubli presso gli sportelli Bancomat in Russia, semplificando le transazioni finanziarie. Nella seconda fase, prevista entro la fine dell'anno, i cittadini russi potranno utilizzare gli sportelli in Iran, mentre nella terza fase i turisti iraniani potranno utilizzare le loro carte Shetab per fare acquisti in Russia. Nel frattempo, la Repubblica Islamica dell'Iran ha già iniziato ad accettare pagamenti con le carte Mir, una mossa significativa che la allinea a paesi come Turchia, Vietnam, Corea del Sud e Cuba, dove le carte Mir sono già in uso, offrendo un'alternativa a Visa e Mastercard. Le restrizioni bancarie dovute alle sanzioni hanno impedito molti scambi tra l'Iran e il resto del mondo, influenzando settori cruciali dell'economia, come export, import e il turismo. Ora, con questo nuovo sistema, Iran e Russia stanno creando una valida alternativa al sistema SWIFT, che potrebbe rappresentare un esempio per tutti i paesi BRICS. Se nell'immediato l'obiettivo è facilitare le relazioni economiche, il traguardo più ambizioso è quello della dedollarizzazione, riducendo gradualmente la dipendenza globale dal dollaro. Tuttavia questa trasformazione richiederà tempo e il sostegno di altri paesi. Per ora l'importanza di questo nuovo collegamento interbancario tra Iran e Russia è una conquista significativa per Teheran, che continua i suoi sforzi per ripristinare i legami finanziari con il mondo. Unione Europea, più fondi per la difesa. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'Unione Europea potrebbe destinare decine di miliardi di euro, originariamente previsti per sostenere i Paesi membri in difficoltà, al rafforzamento della difesa. Questo potenziale cambio di rotta arriva dopo l'elezione di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti e la sua richiesta che i paesi NATO in Europa aumentino le proprie spese militari a fronte della guerra in Ucraina. I fondi proverrebbero dal cosiddetto Fondo di coesione, creato per ridurre le diseguaglianze economiche tra i paesi dell'Unione Europea. Questo fondo sostiene le nazioni con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione Europea, come Bulgaria, Grecia, Polonia, Romania e altri paesi dell'Europa orientale. Ad oggi, solo il 5% dei circa 392 miliardi di euro previsti per il fondo nel bilancio 2021-2027 è stato effettivamente speso. Tali fondi in origine erano previsti per supportare investimenti nella transizione verde e nelle infrastrutture. Le attuali regole vietano che questi soldi vengano utilizzati per l'acquisto di armamenti o per il finanziamento della difesa, ma consentono investimenti in prodotti dual use come i droni. Gli Stati membri potrebbero ottenere una maggiore flessibilità per allocare i fondi di coesione nel supporto all'industria della difesa e per progetti di mobilità militare, come il rafforzamento di strade e ponti per facilitare il passaggio di mezzi pesanti. Durante la sua precedente amministrazione e nella recente campagna elettorale, Trump ha suggerito di non voler finanziare la sicurezza europea. Infine, alcuni paesi Unione Europea come Polonia e Stati Baltici sostengono che un successo russo in Ucraina possa mettere a rischio la loro sicurezza. Thierry Breton, la sottomissione è politicamente corretta? È bello che adesso si possa parlare della fine della guerra in Ucraina, finora non era permesso. Questa è la dichiarazione dell'ex commissario europeo Thierry Breton, che con altre parole ha inaspettatamente confessato che all'interno delle istituzioni europee era assolutamente vietato parlare e persino pensare ad un'eventuale fine della guerra in Ucraina. Svelando il segreto di Pulcinella, Breton si è lasciato sfuggire che all'interno delle istituzioni europee e del cosiddetto blocco atlantico il permesso di parola è concesso solo se in accordo con le politiche estere degli Stati Uniti. Spiegando che l'Europa si sta rapidamente allineando alla nuova amministrazione statunitense,
Breton ha fatto notare che, testuali parole, solo ieri si sono svolte le elezioni e già oggi stiamo discutendo di qualcosa che non avremmo potuto immaginare poco tempo fa, le condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina. Qualcosa di cui non ci è stato permesso di parlare nella Commissione europea. Ciò che l'ex commissario teme, dopo aver apertamente minacciato Elon Musk di ritorsioni legali per la diffusione di disinformazione tramite la piattaforma X, è che il neoeletto presidente Trump possa bypassare la Commissione europea per rivolgersi direttamente al premier ungherese Viktor Orban. Crimea, arrestato sabotatore. Un uomo che sembrerebbe collegato ai servizi segreti ucraini è stato fermato mentre tentava di portare a termine un attacco incendiario contro la rete ferroviaria della Crimea. A renderlo noto è stato martedì il Servizio di Sicurezza Federale russo. Il sospetto, un residente di 29 anni, avrebbe contattato l'anno scorso il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, SBU, offrendo la propria disponibilità. Secondo l'FSB, l'attentato pianificato, poi sventato, prevedeva l'incendio di apparecchiature utilizzate per regolare il traffico ferroviario. Il presunto sabotatore è stato catturato sul luogo dove intendeva dare atto al sabotaggio, vicino alla centrale di Balaclava a Sebastopoli, in piena flagranza. Ora è accusato di tentato atto terroristico e di collaborare clandestinamente con una potenza straniera. L'FSB ha diffuso le immagini dell'arrestato, di cui non è stata resa pubblica l'identità. Al momento dell'arresto, l'uomo aveva con sé diversi litri di liquido infiammabile. Interrogato dalle autorità russe, ha dichiarato che gli ucraini gli avevano offerto $1,000 per distruggere l'apparecchiatura ferroviaria, a condizione che dimostrasse la propria capacità di accesso fotografando l'obiettivo. Biden aumenterà gli aiuti all'Ucraina? Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, farà appello per il continuo finanziamento all'Ucraina durante il suo ultimo periodo di presidenza. Lo ha dichiarato domenica il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un'intervista a CBS News. L'amministrazione Biden intende utilizzare tutti i fondi stanziati dal Congresso per il supporto all'Ucraina, prima che Donald Trump prenda il comando a gennaio. Il neoeletto presidente repubblicano, infatti, potrebbe ridurre drasticamente l'assistenza a Kiev, spingendo i paesi europei membri della NATO a farsi carico di una quota maggiore o incentivando il governo ucraino a cercare la pace con la Russia attraverso concessioni territoriali. Il presidente Biden avrà l'opportunità nei prossimi 70 giorni di presentare al Congresso e alla nuova amministrazione la proposta di non abbandonare l'Ucraina, perché farlo significherebbe più instabilità in Europa, ha detto Sullivan durante il programma Face the Nation. Il governo USA ha ancora a disposizione diversi miliardi di dollari, equivalenti a circa 9 miliardi di euro, da destinare all'Ucraina. Sullivan non ha fornito dettagli su quando o se Biden chiederà al Congresso di autorizzare ulteriori fondi, limitandosi a dichiarare che il presidente sosterrà la necessità di risorse continue per l'Ucraina anche oltre la fine del suo mandato. Fertilizzante umano per compensare le sanzioni? Nel dicembre del 2022 la Commissione europea propose una misura inusuale: considerare l'uso degli escrementi umani come fertilizzante. Il motivo? Compensare il mancato approvvigionamento di fertilizzanti dalla Russia, bloccato proprio dalle sanzioni che l'Unione europea aveva deciso di imporre. Un'idea che può sembrare radicale, ma che nasconde una questione più profonda. Le sanzioni contro la Russia stanno diventando un boomerang per l'economia europea? I fertilizzanti sono fondamentali per l'agricoltura e senza di essi l'Europa si ritrova a fare i conti con una carenza che si riflette direttamente sui costi alimentari e sull'autosufficienza del settore agricolo. Nel documento, la Commissione europea definì il mancato utilizzo delle deiezioni umane come un'opportunità sprecata e invitava i Paesi membri a lavorare su soluzioni per trasformare le acque reflue in risorse per i campi. Ma la situazione non sembra essere migliorata.
La carenza di fertilizzanti è un problema reale e attuale e le soluzioni alternative tardano ad arrivare. Quindi, ci si chiede, le sanzioni hanno davvero colpito il bersaglio giusto? O stanno minando la stabilità economica dell'Unione, costretta ora a considerare misure estreme per rimediare ai propri stessi limiti? A 2 anni di distanza, i dubbi sulle conseguenze di queste scelte politiche restano forti e le soluzioni sembrano ancora lontane. Fertilità nel mirino. L'esposizione alle radiazioni emesse dalla prossima generazione di comunicazioni wireless potrebbero potenzialmente danneggiare gli organi riproduttivi maschili. Questo, in estrema sintesi, il risultato di un recente studio militare cinese sull'esposizione al 6G, che evidentemente è già tema di discussione. Nel complesso, la soglia per le radiazioni terahertz per causare danni al tessuto testicolare è probabilmente compresa tra 115 e 318 microwatt per centimetro quadrato, hanno spiegato i ricercatori del Dipartimento di Medicina Preventiva Militare dell'Army Medical University in un articolo peer-reviewed appena pubblicato. Tanto per sapere, il valore standard di sicurezza stabilito dalla Cina è di 40 microwatt per centimetro quadrato a una distanza di un metro, mentre il Giappone consente fino a 600 microwatt per metro quadrato e gli Stati Uniti e alcuni paesi europei consentono 450 microwatt per metro quadrato. Come ovvio, sia i militari statunitensi che cinesi stanno sperimentando l'uso delle onde terahertz nella comunicazione ad alta velocità tra aerei da guerra, nonché esplorando l'uso di radar terahertz abiotrasportati per il rilevamento di sottomarini. Tuttavia, nel 2021, l'Unione Europea aveva già pubblicato uno studio sugli effetti dell'Internet delle cose, concludendo che le radiofrequenze da 450 a 6000 MHz sono probabilmente cancerogene e influenzano chiaramente la fertilità maschile, con possibili effetti negativi sullo sviluppo degli embrioni. D'altra parte, numerosi sono gli studi che riconoscono l'accumulo di metalli pesanti come una delle cause principali della crescente infertilità. Continua la nostra battaglia per la verità, mentre la crisi è entrata in una fase non più umana. Occorre ora liberarci definitivamente dalla manipolazione e manifestare l'etica che ha generato l'uomo. Nell'era del grande tradimento noi siamo liberi e vogliamo continuare a esserlo. Sostieni Casa del Sole TV tramite bonifico o PayPal. Il viaggio interstellare continua.